Che tieni in mente? Non mi ricordo il primo allenamento a Monte Carlo, sì. Con lui? Con lui, c'aveva 12 anni, già mi batteva, quindi era... No, no, era forte, era molto forte. Te lo ricordi tu? Campo volo in alto? Non mi ricordo. Ricordi niente? Se lo ricordo, io me lo ricordo e ho detto, insomma, al mio allenatore, ho detto questo diventa forte. Questo diventa forte, eh? Sì. Sì. Senti, tu invece la prima volta che l'hai incontrato, quello che ricordo hai? Qual è stato? Non mi ricordo più niente. Non è un'altra, perché non ricordo, non mi ricordo più niente. Oggi prima volta che... oddio, perché mi fate queste domande? No, forse, cioè la prima volta quando ti avevo visto giocare era a Roma, ti dico le prequali credo, però non è, cioè un po' 50-50. Mi sono rimasto proprio impresso agli anni, proprio. Senti, quando l'hai vista la prima volta che hai pensato? Che non si ricorda niente. Cioè come faccio a risponderti se non mi ricordo neanche? Vabbè, dopo quando avrei realizzato com'è, no? Quando hai realizzato, che parere hai? Che parere hai di Matteo? Dirò le bugie a sto giro, cioè. Dritto forte, cioè serviva bene, cioè intanto... L'ha letto su internet. Senti, siete andati a cena insieme? Siamo andati a cena insieme? Sì, sì. Ti ricordi niente? Siamo andati a cena insieme. Chiedete a me. Siamo andati a cena insieme, Matteo. Siamo andati. E... Dov'era? Siamo andati. No, sicuramente quando abbiamo giocato la TP Cup insieme, esatto. Quando qualche torneo è capitato, mi ricordo una volta siamo andati a Montreal, se non erro. Beh, è capitato, insomma. Adesso, a casa no, cioè tipo se va allenato a casa che siete più o meno. Non ci siamo mai veramente beccati, sempre momenti cioè, diversi. Uno stava su, uno stava di là. Chi è che offre se si va a cena? Pagava la federazione, quindi brutta persone. Senti, vi siete incontrati una sola volta, chi ha vinto? Questo mi ricordo. Dacci tu, questo lo ricordo. Cioè, si ricorda solo quello che gli pare. Certo. Si ricorda quello che si pare. Tu sai, no? Chiaramente, venendo sesto busteria, tacci tua vuol dire bravo. Molto piacere ricordarmelo. Esatto. Bravo, hai giocato bene, bravo. Quel lessico, così. E, senti, vi faccio una sfida io, va. Allora, pronti? Allora, dopo una sconfitta. Di me, non sa niente. Sì, tutti e due, voglio dire. Dopo una sconfitta. Facciamo così, parti tu a rispondere, poi lui, ok? Dopo una sconfitta, chi è più incazzato? Che non gli si può proprio rivolgere parole, secondo te, te o lui? Io. Tu? Secondo te? Dipende dalla sconfitta, però anch'io sono abbastanza... Non ho mai visto lui perdere, quindi, cioè, ma veramente, dopo una sconfitta... No, okay. Aspetta, Ian, aspetta. Non ti ho mai visto, cioè, non ti ho mai visto subito dopo una sconfitta. Ah, cioè, certo. Mai... Vabbè, capito. Cioè, chi riceve, cioè, secondo voi, il complimento più strano che ti hanno fatto sui social? Tipo le femmine, tipo così. Ma anche i maschi. Ma anche i maschi. Beh, tanto anche quando vinci ti insultano, quindi... Ah, cioè, ti insultano comunque, eh? Ti insultano comunque. Cioè, magari se vinci su due, ti dicono, perché gli hai lasciato 4 game? Cioè, però, cioè. Matti, invece il commento più imbarazzante sui social che ti è arrivato, ti ricordi? Tipo... Siamo qua tutta la notte. Siamo qui tutta la notte. No, beh, molti prendono in giro le mie gambe, che comunque spesso mi scordo i polpacci a casa e quindi mi prendono in giro le gambe, sì, quelle. Cioè, le altre non si possono dire, quindi meglio dico questo. Allora, siete molto belli, siete eleganti, no? Guardate, soprattutto oggi, molto eleganti, bravissimi tennisti, molto talento, umiltà, ragazzi che lo amo molto con l'umiltà. Non ci avete un difetto, no? Diciamo, non avete nessun difetto. Ce lo dici uno... No, sì. Ognuno ha un difetto dell'altro, secondo voi? Vai tu. Cioè io devo dire sì, lui, un difetto suo. Lui me l'ha detto a Malaga, quindi ce l'ho. È disordinatissimo. Una volta sono andato in camera sua, un disordine. Invece io che sono proprio... Davvero? Non è vero, pure non io, vero. Come lui, uguale. Siamo disordinatissimi tutti e due. Davvero? Sei disordinato? Tu sei disordinato? Sì. Davvero? Me l'ha detto l'allenatore, quindi sarà vero. No, allora, aspetta, però mi sono migliorato. Vagno? Sei migliorato? Cioè tipo... Mi sono migliorato, dai Vagno, cioè... Tanto così. La borsa chi te la fa? La fai da solo, quella da tennis? No. Sincero. E rispondi pure questa. Senti, una sola domanda. È vero che c'è una chat della Davis? Sì. Ne fate parte?
Cioè. Sì. È vero che c'è un'altra chat della Davis senza volandri, così dite quello che vi pare? Esatto. Certamente. Certo. Grazie a Matteo Berrettini e Yannick Sinner, due ragazzi. Grazie. Che bello, posso dire una cosa? Che bello è vederli insieme. Oh, cerca di rimetterti perché ci provo. È troppo bello vedervi insieme. Sto cercando di raggiungere te, ma... In che senso? Termini tennistici. Ah no, io pensavo di sciatica, quindi meglio di no. Già ci sono doppia sacchi. Grazie, poi ragazzi. Vi rivedremo dopo, eh. Sì, potete andare di là. Vi rivedremo dopo. Ah, che bello.